Sì, la macchina è questa qua, che fa pure l'ombra, momentaneamente. Ciao. Ti porto sulla faccia del rilevo. Ecco. Grazie.
fate che regni in esso la pace e l'abbondanza. Voi raccontiamo gli stessi e le vostre case. Riguardateci con l'occhio di Padre, massime nel fiore della morte. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e subito la grazia delle Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra. Signore,
anche a noi di essere rafforzati dalla sua intercessione per progredire con gioia dello Spirito nel cammino dell'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: conterai 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua comunità e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quando i campi produrranno la sete, né farete la vendemmia delle vigne. Non potate, poiché è un giubileo. Esso sarà per voi santo. Potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. Quando vendete qualcosa al vostro prossimo, o quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto a fratello. Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo. Quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserà il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti. Nessuno di voi opprima il suo prossimo. Temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio. Parola di Dio. Amiamo la grazia di Dio. Vi lodino i popoli, oh Dio, vi lodino i popoli tutti. Di darle quello che avesse chiesto.
Ella, istigata da sua madre, disse: dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni Battista. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono ad informare Gesù. Parola del Signore. Un cordiale e deferente saluto al signor Sindaco, grazie della sua presenza, della sua gentile cortesia dimostrata di animato per la celebrazione, un saluto cordiale, un saluto e un grazie all'unità della festa e un fraterno saluto a tutti voi, fratelli e sorelle nel Signore. Oggi è festa. Guardiamo alla santità di San Onofre. Siamo chiamati a un impegno e altamente quotidiano di San Onofre, che è il patrono principale di questa comunità parrocchiale, di questo paese. Perché? Riconosciamo la sua grandezza, riconosciamo le sue virtù, la sua santità. E come Gesù un giorno disse che dalla croce avrebbe attirato tutti a sé, anche rendono presente nel mondo, attirano altri fratelli e altri. E quindi da ammirare, da guardare. Una realtà che diventa visibile nelle nostre azioni quotidiane. Il bene è il dono di Dio per essere creatore. Dio è il tutto vero, il solo vero, il solo vero, generato nella parola del Battesimo. La parte del Signore che è trasmesso dalla Chiesa ha messo in noi il germe dell'anima, come si dice il Vangelo, dove gli uccellini trovano lo spazio per fare il loro nido. Perché nessuno è escluso dalla salvezza. L'abbiamo ricordato in questi giorni, un tesoro inestimabile. Lo stesso Dio. Noi siamo in questo cammino. Non è un cammino semplice, non è un cammino facile, ma non è un cammino impossibile. È tracciata la vita. E certamente San Paolo ha riconosciuto questo nella persona di Gesù. Perché percorrendo questa via conoscere la verità e al termine attraverso la risurrezione, dove poi vivremo una eternità vera, di costruire, di realizzarsi nella famiglia, ma tutto questo deve essere fatto con uno sguardo verso il cielo. Spazio alla grande città del cielo, dove tutta l'umanità abiterà e ognuno troverà la sua dimora, troverà la sua casa. È lui che costruisce, o meglio ha costruito qualche cosa per noi e attende che noi andiamo ad abitare quella bellissima casa. Saremo santi tra i santi. E quello che forse
a volte non siamo capaci di capire, di comprendere completamente sulla terra. La vita di Gesù non è semplice, perché comporta un allineamento. Un giorno Gesù ha detto: se vuoi seguirmi, il Signore non ci obbliga, ci fa una proposta, ma una proposta di salvezza, una proposta positiva e propositiva. Se va fino sulla sommità del monte, il Calvario, e lì non è conclusa la nostra missione, perché certamente la nostra volontà di cristiani è anche forte, certamente, e porta la croce con Gesù, e Gesù aiuta a portare la nostra croce quotidiana. La santità è faticosa, è pesante, eppure se ma arrivati sulla sommità del monte c'è la verità del crimine di noi. Non possiamo dire a Gesù: ecco, ho portato la croce che non mi è, adesso basta e adesso a te. Se noi contempliamo guardando il crocifisso, la croce e dietro c'è l'immagine del Santo Patrono, e quando ha portato la croce fino alla sommità del monte, non ha portato la croce e del cristiano, colui che concede al mondo, vuol dire che io non ho fatto niente della vita cristiana, posso celebrare tutte le messe che voglio, anche perfettamente. Ma non è questo. Il sacrificio della croce, però io non l'ho niente fatto, l'altro. Gesù ci ha chiamato amici, ed è per questo che ha dato la vita per noi. Però ognuno non deve dire: Gesù ha dato la vita per te. È vero che l'ha data per te, ma l'ha data per ogni singolo. Per ognuno deve dire: Gesù ha dato la vita per me, e il suo sguardo pieno di amore. Dov'è la mia risposta? Qual è la mia risposta? Capite, cari fratelli e sorelle, dove noi veramente dobbiamo interrogarci tutti i giorni? Qual è la temperatura della mia fede? È un 37 e mezzo? Oppure è a 42, dove il termometro non scoppia. Siamo un po' dietro. E anche nelle nostre scelte, mi permetto di dire che tutti abbiamo la nostra erodia. E ho messo una realtà, ma un altro passo è scritto, che Erode ascoltava volentieri Giovanni, però è stato condizionato da un volere. E sono certo che Erodiade, la moglie di Filippo, non è stata una donna felice, né perché ha lasciato Filippo, né perché si è messa con Erode, e tantomeno perché ha avuto l'idea di volere nel vassoio la testa di Giovanni Battista, e si è servita, forse diciamo così, dell'innocenza della propria figlia che è piaciuta nel ballo, nella festa di Erode. È anche vero che è sempre presente il dono dello Spirito, e la vita di ogni uomo è un combattimento. E non c'è tutto il bene, ma c'è una parte di bene. Possiamo fare la scelta migliore nella libertà, perché Dio ci ha creato in te. Dio è l'essere, oltre che l'essere perfettissimo.
chiama il San Apollo, si è realizzato in pienezza e il suo nome, come quello della Beata Vergine Maria, in questo paese e della realtà di Avellino, da cui proviene San Otto, è sulla bocca di generazione in generazione e tutti lo chiamano Beato. Questo dovrebbe essere il nostro programma, arrivare ad essere beati, ad essere felici. Ma per compiere tutto questo, per godere tutto questo, è necessario compiere un sacrificio. La parola sacrificio, purtroppo, è sempre vista come una realtà negativa, con una fatica, devo compiere un sacrificio. Ma il termine sacrificio, dal latino sacro facere, vuol dire tradotto terra a terra, realtà da celebrare. Non dobbiamo fare una bella vita, ma dobbiamo compiere una vita bella, verso l'eternità, verso il regno, come ha fatto San Otto, dove è scritto nel libretto storico, che è pellegrino, artigiano, consacrato. Ecco qual è il nostro essere. Ma quando si parte per un lungo viaggio, bisogna anche portarsi il cibo necessario per compiere il cammino della fede verso il regno. L'Eucaristia, la passione. Ancora troppi di noi cristiani considerano la confessione come se andassimo a un processo e abbiamo paura della condanna per i nostri errori. Sì, umanamente è così. E il sacerdote nel confessionale è un giudice, ma è un giudice di misericordia, è un giudice di bontà, trasmette la giustizia e l'amore di Dio, trasmette la giustizia e l'amore di Gesù. Voglio concludere questo mio semplice dire che andare a confessarsi non è portare un sacchetto piccolo della nostra spazzatura, ma è ricevere un sacco pieno di grazie. Fa la differenza. Fa la differenza. Ecco che cos'è la confessione. Ricevere il dono dello Spirito Santo. Portare al Signore il nostro negativo, come 40 anni fa si andava dal fotografo e si portava il rullino. Quello si chiamava negativo. E il fotografo, dopo 3 giorni, ti dà delle belle cose. E così è Dio con noi. Trasforma in bene ciò che era male. Ecco dove sta il miracolo. Ecco dove sta la grandezza. Dio da imperfetti ci fa perfetti. Da realtà semplice ci fa santi. Questa è la nostra vocazione. Questo è stato di San Otto. E auguro a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, che sia la stessa cosa, la stessa realtà, la stessa vittoria, la stessa felicità. Sia lodato Gesù Cristo. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera del Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Crocifisso per noi, sotto il capitato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Lo Spirito Santo doni alla Chiesa persone generose, capaci di testimoniare che la carità è il più grande di tutti i carismi. Preghiamo. Padre, lo Spirito Santo conceda alle famiglie cristiane di essere nella Chiesa e nel mondo il segno dell'amore di Dio che crea, redime e santifica. Preghiamo. Lo Spirito Santo susciti ascoltatori attenti della sua voce, pronti ad aiutare i fratelli e le sorelle nel discernere il progetto di Dio. Preghiamo. Lo Spirito Santo sia conforto e consolazione dei poveri e dei sofferenti, rendendoli capaci di collaborare alla crescita del regno di Dio. Preghiamo. Amen. Lo Spirito Santo, liberandoci da ogni paura ed esitazione, ci sospinga a seguire Cristo, modello di santità in ogni stato di vita. Preghiamo. Sii benedetto, Padre, per averci dato la compagnia e l'esempio di San Popolo, tuo servo e amico. Per la sua preziosa intercessione, donaci la gioia di percorrere, con l'audacia della fede, la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Love.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, i doni del nostro servizio, deposti sul tuo altare nella festa di San Otto, e fa che liberi dagli affanni del mondo diventiamo ricchi di te, unico nostro bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Ti offro un esempio. Nella comunione con Lui, un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere, al di là della morte, la stessa corona di gloria per Cristo, Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il sangue, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati.
fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo a tuo Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Otto e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianfranco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle Giuseppe, Romualdo, Vincenzina, che hai chiamati a te da questa vita e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, asciugato di lacrime, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, vi lascio la pace, vi do la mia pace.
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiate il dono della pace.
Preghiamo. Dio onnipotente, fammi sostenuti dalla forza di questo sacramento, sull'esempio di San Toto, impariamo a cercare sempre te sopra ogni cosa e portare in questa vita l'immagine del buon uomo, per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al Signore, attraverso la sua benedizione solenne, tutte quelle grazie di cui abbiamo bisogno, quelle grazie che chiediamo al Signore per l'intercessione di San Toto. Ho visto adesso, riponendo il Santissimo Sacramento, quelle quattro tavole, chiamiamole così, che sono il segno, la manifestazione, la testimonianza della devozione delle generazioni passate, e sicuramente ci sarà anche qualche oggetto vostro. Tutto è molto bello e di questo dobbiamo saper rendere grazie ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Vorrei invitarvi però a continuare a portare a San Toto, alla Vergine delle Grazie, i vostri tesori, il vostro oro, le vostre perle preziose, che sono vostre, ma che sono del Signore. E le perle più belle sono i vostri figli e le vostre figlie, i vostri nipoti, le vostre nipoti, i giovani di questo paese. Ogni persona di questo paese è un gioiello prezioso per il Signore. Ecco, non dimentichiamo questa nostra vocazione a rendere felice il Signore. Ricordiamoci sempre che un padre non può essere felice senza i suoi figli, e anche i figli senza il proprio padre sono poca cosa. Gesù, nella preghiera sacerdotale, ha chiesto a questo Padre: fa che questi, non solo gli apostoli, ma tutta l'umanità, siano una cosa sola come io e te siamo una cosa sola nello Spirito. Abbiamo chiesto nella preghiera finale di essere l'uomo nuovo. Ecco, la società oggi, la società civile, quella della Chiesa, ha bisogno di uomini e di donne nuove, ma rinnovate su un modello, non sul modello dell'uomo che resta uomo, ma nel modello di tanti uomini e di tante donne che diventano santi. Questi sono i modelli, perché sono i modelli che ci fanno vincere e ci fanno vincere per l'eternità. Questo è l'augurio che faccio a ciascuno di voi e a ogni singolo abitante di questo paese. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha venuti per celebrare oggi la festa di San Toto, patrono della nostra comunità parrocchiale, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Toto la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Toto ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Oh, gran santo Lord.
Grazie.